Siamo in piazza Enea Franza, più conosciuto come località, Calvario, perché, come vedete, alle mie spalle ci sono delle immagini raffiguranti le eccellenze di Ariano Irpino. Avete appena visto, appunto, Ariano, città della ceramica, Ariano di GB Pacicelli del 1702, una stampa bellissima. Grazie a chi? Grazie a persone che vogliono bene questo paese. Parliamo con Raffaele Guardabascio. Allora, Raffaele Guardabascio, diamoci del tu intanto. Lello, hai pensato bene di abbellire delle parti importanti come queste scale appunto della scuola con questi arazzi, con queste raffigurazioni bellissime. Parlavamo con il sindaco e con l'assessore D'Amato. Sono brutte queste scale, troviamo una soluzione. Allora io mi sono inventato queste due stampe antiche con le eccellenze che sono la ceramica e l'olio di ravice. Quindi abbiamo fatto fare questi tabelloni che sono 7x6 e li abbiamo sistemati alla meglio. Poi ci siamo accorti che non si vedevano di sera e abbiamo anche provveduto a mettere un faro che anche di sera si possono vedere con... Quindi è una grande idea, ma pare che non ti fermerai qui perché continuerai con questo abbellimento del paese. Sì, perché dopo di queste molti arianesi ci hanno chiesto perché sul Calvario la scuola elementare è stata coperta, le scale che sono così brutte, mentre al liceo restano ancora scoperte. Quindi ci siamo inventati anche per il liceo un tabellone di questa dimensione che verrà scritto Ariano Città d'Arte, anche perché noi Ariano e Mirabello sono le uniche città della provincia di Avellino che sono state dichiarate città d'arte. Abbiamo 7 musei e noi metteremo una eccellenza nostra, che può essere lo Sentorio del Varnini, con l'elencazione di tutti i musei della città. Questo diciamolo forte perché molti non lo sanno, che Ariano appunto e Mirabella sono state identificate come città d'arte in questo comprensorio. Lello, poi tra l'altro devo dire la verità, io la dico, tu sei uno storiografo, quindi hai messo questa foto, questa immagine bellissima di Ariano del 1700, non so, dimmelo tu. E due di Pacicelli. È una riproduzione bellissima. Fatta per il nostro concittadino Nicola Intondi. Insomma, questa dove l'hai trovata? So che tu... La storia di Ariano è comune, non è che è una novità. Ma so tu che è anche delle chicche antiche. Stanno 7-8 di queste stampe, quindi questa è una delle più belle. Anzi, la più bella è quella che abbiamo visto dall'altra parte, che se ci spostiamo la possiamo vedere. Sì, e noi passeggiamo intanto nel frattempo e parliamo di questo Ariano che si sta muovendo, mi pare che si stia muovendo anche nel campo dell'arte in un modo diverso, vero Lem? Ci sta un buon movimento, quindi fino al 1980 non si era fatto mai niente. Iniziamo noi con Ariano che se ne va e poi è venuto fuori una serie di libri, di articoli che parlano della nostra città e ora anche di stampe, di mostre d'arte, mostre fotografiche, mostre di poesia come il premio Angeliani. Quindi c'è un fervore intorno all'arte. Quindi c'è un rivivere dell'arte, ben venga. Eccola l'immagine che mi dicevi poc'anzi. Una stampa bellissima che è a noi più conosciuta, che è quella della Fontana della Maddalena con l'ingresso per San Pietro dove ci sta, quella croce ancora esistente. Quindi quella era la casa che stava davanti all'ospedale che ora non ci sta più, però Ariano è visibile da questa parte abbastanza bene. Benissimo. Questa possibilità ci è stata data anche perché il consorzio Ariano Centro Naturale ha collaborato e quindi insieme abbiamo realizzato questo. Quindi Lello, noi ti ringraziamo per quello che stai facendo, spero che ci porterà nuove chicche e nuove cose interessanti. Stiamo facendo altre cose, poi ve le comunicherò. Grazie ancora.